Per gli eroi del moped non esistono salite troppo ripide. Il giorno che ci hanno comunicato che esisteva questa gara, ci è subito saltata la mente di poterci partecipare. Una salita di circa 50 metri, e in questi 50 metri ci sono degli scollinamenti che tu devi fare e arrivare in cima. Chi arriva più lontano vince. Speriamo di arrivare in fondo, dai. Abbiamo preso una slitta di un sì e abbiamo attaccato un telaio di un ciao. Detto così sembra facile, poi alla fine io e gli altri ragazzi ci abbiamo lavorato tanto dietro anche per farlo funzionare anche abbastanza bene, dai, diciamo così. I famosi ciglioni sono difficili da prendere anche in moto, ecco. Questa salita del 100% di pendenza sta mettendo in crisi un po' tutti. Ho dato un'occhiata anche agli altri mezzi e penso che comunque saremo tutti sullo stesso livello, parlando di elaborati, ovviamente i prototipi sono una categoria a parte. È dura, noi abbiamo un mezzo che è nato solo per fare le gare endurance, quindi non è stato studiato per questo tipo di gara. Abbiamo detto proviamo a iscriverci, ci hanno presi, vediamo come andrà. Non è lunga la gara, quindi è tutta una botta lì, e cioè quando sei su vai, l'importante è dare gas, sempre gas, gas. All'ultimo, hai visto quello prima di me, il ragazzo paese, prima di me, aveva fatto 45 qualcosa, quel poco di più di me. No, sono partito ancora forse più gasato, va bene, dai. È andata bene, veramente bene. Quando me l'ha detto là sopra, 47-70, ho cominciato a gridare, non ne potevo più, veramente. Secondo me il mezzo è importante, gioca anche un po' di fortuna, ma soprattutto tecnica per salire, ci vuole velocità e non si può pensare di ripartire da lì devi partire da sotto e non mollare mai.